Ciao a tutti e ben ritornati nella nostra nuova puntata del Computer Museo. Oggi sono qui per presentare il nuovo sito che ho appena creato per tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e tutte quelle tante visualizzazioni che abbiamo fatto. Finalmente ho aggiornato il sito che prima era su Google Sites e visto che era molto, ma molto diciamo limitato nelle funzioni, alla fine mi sono rotto le scatole e l'ho fatto su Altervista. Comunque ho utilizzato Windows Publisher 97 per fare sto sito, per renderlo diciamo classico con i programmi di una volta apposta per renderlo in tutto il suo splendore, il nostro sito, diciamo per modo di dire splendore, perché ovviamente ci sono poche cose qua dentro. Comunque abbiamo la sezione argomenti, la sezione history, dove voi potrete scriverci attraverso l'email computermuseo@gmail.com gli argomenti che vorrete parlare, quindi sezione argomenti ad esempio computer, tablet, quelli anche recenti, e invece la sezione history dei vecchi diciamo computer, quindi i vecchi Atari, console. Poi si può parlare anche dei vecchi portatili e tutto. E adesso c'è anche un'altra grossa novità. Visto che in molti mi avevano chiesto le email, diciamo, quindi dove scrivere, poi magari c'erano i problemi nell'invio o roba del genere. Da adesso abbiamo anche il nuovo forum. Questo qui è il nostro nuovo forum, come notate. Abbiamo inserito il tema classico, quindi Computer Museum Ita Forum. Come vedete è proprio, diciamo, abbiamo utilizzato il tema di Super Mario per renderlo più bello. Poi abbiamo inserito la sezione Presentaci, problemi e soluzioni, vecchi computer, console Nintendo, quindi lo spazio delle console, e poi altri argomenti dove ci sarà dentro l'off topic, il scambio e vendo e il download. Allora, adesso vado per sezione. Allora, la sezione presentaci è molto semplice, se volete potete presentarvi, altrimenti se non volete non lo fate, è uguale tanto. Quindi la sezione presentaci serve innanzitutto per fare amicizia anche con altri nostri visitatori e quelli che ci seguono sempre, dagli iscritti, diciamo. Quindi se volete potete anche esporci le vostre idee su aggiornare il sito magari e renderlo più carino. Poi andiamo come seconda i problemi e soluzioni, cioè che se tu hai un problema, diciamo, e non riesci a capire come risolverlo, quindi con Windows 95 non so, non ti parte più il sistema operativo o non trova più dei programmi, potete rivolgerci. E in caso che voi avete letto una domanda che sapete la risposta, potete anche rispondere, quindi con delle soluzioni. Poi andiamo avanti, abbiamo un'altra sezione dove si chiama Vecchi Computer e si tratta di dove parlerete o avete trovato, ad esempio, un vostro vecchio computer, quindi come il mio Toshiba Satellite 210CS. E volete fare dei video per farlo, diciamo, vedere ancora funzionante tutto, per farlo, diciamo, rivedere in tutto il suo splendore, potete mettere le foto che volete, quindi a una grandezza massima di 640x480, quindi formato, diciamo, video medio, video non in HD, e mettere anche dei video. Quelli li potrete mettere in HD, non in HD, formato cellulare, potete fare quello che volete, tanto la videocamera è vostra, quindi potete selezionare la grandezza video che volete, quindi avete una vasta scelta, tranne per le foto che è 640x480. Poi andiamo allo spazio console che vedete qui. Allora, lo spazio console è suddiviso in quattro sezioni, dalle console più conosciute, quindi console Nintendo, console Atari, console Sony e le altre console. In caso che non vedete qua dentro, diciamo, nelle altre console i vostri
la vostra console, potrete schiacciare altre console e inserire nuovi argomenti. Poi andiamo all'ultimo, adesso che non ci sono, ci sarà lo scambio vendo, quindi non io vendo, intendo vendo voi, in caso che avete qualcosa da vendere come computer, calcolatrici vecchie, videocamere vecchie, toh, un po' di tutto, potrete inserire il vostro annuncio proprio su questo, sull'area apposita. Poi ci sarà l'area che è l'area download dove si inseriranno, diciamo, tutti i download che vorrete, tranne quelli ovviamente i sistemi operativi, quelli non li inserite perché sennò verranno subito cancellati. E quindi è inutile anche metterli. Avrete circa 100 mega di spazio libero per ogni post, quindi potrete inserire tutte le cose che volete. Ovviamente non mi downloadate cose inutili come programmi che non servono, ma programmi tipo DOS, applicazioni, game, link utili, diciamo, dove scaricare giochi, applicazioni e molto altro. Potrete mettere immagini e tutto. Poi c'è l'ultima che è l'off topic. Lì potrete mettere tutto quello che volete, tranne i file da scaricare sopra, quelli non si mettono. Però potrete parlare di tutte le cose che vorrete, quindi anche se non si tratta di computer, è concesso in quell'area, ma solo in quell'area, altrimenti la cosa sarà uguale per tutti e sarà cancellata in la discussione. Dopo però 3 volte che venite segnalati e cancellate le vostre discussioni, sarete bannati per 90 giorni. Comunque, questo diciamo che è la panoramica del nostro nuovo sito. Quindi, se ci volete scrivere nuovi argomenti, via la nostra email computermuseo@gmail.com o scrivercela in presentaci o nell'area off topic, noi saremo felici di rispondervi anche non immediatamente, perché ovviamente ora che carica il video e tutto ci metterà un bel po'. Quindi ci vediamo una nuova puntata tra pochissimo, visto che andrò a mostrarvi il computer nuovo che ho, computer nuovo insomma, del 97, il mio Toshiba Satellite 210CS, cioè il mio primo computer che ho avuto. Quindi ci vediamo in una nuova puntata tra pochissimo. Ciao!